Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda ed oggi, come promesso nello scorso video dove ho aperto i regali dei fan, vado ad aprire con voi gli slime che sono usciti dai pacchettini che mi avete regalato. Sono un bel po', insomma, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slime, però come sapete, io li voglio aprire in un video perché i video degli slime li ho fatti sempre da parte, come sempre, e sono curiosa perché se ci devo passare un po' di tempo a giocare nel video, allora ci gioco. Sono molto contenta di avervi incontrato, sono molto contenta di aver aperto con voi i regali e sono contenta adesso di andare a toccare i vostri slime. Mi raccomando, sostenetemi con un bel pollice in su, iscrivetevi ed attivate la campanella, così resterete sempre aggiornati su tutti i video che io carico tutti i giorni alle 14:30. Seguitemi anche sul mio sito www.yolandaswitz.it. Ma prima ancora facciamo un bellissimo giochino. Il giochino di oggi è: dovete indovinare il personaggio famoso. Ve lo metto qui, indovinate chi è questo personaggio famoso con la faccia tutta distorta. Scrivetela giù nei commenti. Vediamo, a me piace fare i giochini insieme a voi, ragazzi, mi piace tantissimo. Allora, vediamo un po'. Questi slam me li hanno fatti Carla, Mattia, Eliana, Siria e Arianna. Andiamo a aprire questi slime e vediamo insieme come sono. Andiamo per gradi. Quello che ho aperto per primo come pacchetto l'altra volta è stato quello di Siria. Eccolo qua. Io mi ricordo che Siria ha fatto lo slime con la colla Elmer's e mi aveva specificato dicendo che non aveva più l'attivatore perché l'aveva finito e quindi ha dovuto usare il Dixon. Oddio, aiuto! Allora, lo slime è un po' scioltino, però non ci sono problemi, Siria, perché noi possiamo andarlo a riaddensare appunto con il mio addensante. Io non vi consiglio mai, ragazzi, di farlo con il Dixon, perché prima di tutto vi può far male alle mani, vi può far venire delle allergie, irritazioni, quindi non ve lo consiglio. Usate sempre soluzione con il bicarbonato, oppure se volete trovate l'addensante che produco io sul mio sito, mi raccomando. Allora, io in questo caso, vedete, uso il mio addensante nella mia bocciona per andare a riattivare lo slime di Siria. Allora, Siria dentro mi ha messo anche qualcosa, però dopo la vediamo. Riattiviamo prima lo slime, anche perché è fatto molto bene, al tatto si sente che è bellissimo. Però come avete visto, se attivate molte volte lo slime col Dixan vi rischia che vi cacci l'acqua oppure vi si sciolga, quindi io non ve lo consiglio. Comunque, Siria, lo slime è riattivato ed è stupendo. Lo charm che mi ha messo Siria all'interno è questo con scritto love con i bacetti e lo slime adesso riattivandolo è meraviglioso, Siria. È bellissimo perché è di questo azzurro, un po' come la mia maglietta, ed è morbido morbido, pieno zeppo di glitter argento. Ed è strascoppiettante, comunque sei stata veramente bravissima, Siria. Guarda qua, wow! Mamma mia, che meraviglia! Si sente che lo hai fatto con la colla Elmer's. Mi raccomando, la prossima volta soluzione e bicarbonato. Lo so che l'avevi finita, però mi raccomando, non lo usate mai il Dixan, non lo usate il detersivo, qualsiasi esso sia, non lo utilizzate. Io ve lo dico per il vostro bene, ragazzi, perché vi voglio bene e voglio che voi stiate bene. Quando io lo uso è perché faccio le sfide con Daniele, ecco. Comunque, lo slime è bellissimo, bravissima Siria. Questo slime si chiama Ocean Slime, bellissimo. Ora procediamo invece con questo che mi ha fatto Carla per Iole. Puoi farlo vedere in un video? Vediamo. Sì. Sei proprio tu. Vediamo un po'. Riesco ad aprirlo questo slime senza che io vada a combinare guai? Vediamo un pochettino. Ce l'ho fatta. Vediamo com'è. Wow. Allora, vediamo com'è. Se è appiccicoso, mi metto un po' di addensante. Ma secondo me, se lo vado a modellare, vedete, non mi si appiccica più. Allora, lo slime è di una consistenza veramente strana, ma è fantastico. È giallino ed è strascoppiettante. Guardate, oh mamma mia, ragazzi, ma veramente wow!
Sentite, allora lo slime normale sembra un fluffy slime. Sembra che dentro ci sia la schiuma da barba, sento odore anche di crema, comunque l'odore è buono e mi piace ragazzi, è molto bello perché è elastico ma allo stesso tempo si ritrae all'indietro. All'inizio era un po' appiccicoso però poi ci ho fatto la mano ed è diventato molto molto bello. Guardate qua, wow, ma i miei complimenti ragazzi, c'è. Cioè, adoro, se farò altri incontri e lo spero ragazzi, voi lo sapete, se mi regalate qualcosa io ci faccio i video, come anche con gli slime io ci faccio i video come promesso. Comunque è stupendo, ci giocherei per ore perché è veramente molto molto bello. Vediamo Eliana. Allora Eliana, questo è uno slime che l'ho trovato all'interno del suo pacchetto, si chiama Crazy Slime. Questi sono quegli slime, diciamo i bidoncini, no? Quelli là così. Giglosi, però volevo aprirlo con voi in un video di slime per vedere, diciamo, più che altro la consistenza, se fosse uno slime quello là che si spezzava oppure no. Invece, col cavoletto, questo è uno slime, nonostante sia jiggly, come potete vedere, ed è anche un colore bello che lo sai che mi piace, il rosa del fucsia. È uno slime che non si spezza ed è molto 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 elastico. Vedete qua che bello? Sembra quasi che all'interno ci sia la neve. Invece non c'è, però è molto bello, ragazzi. Passiamo agli slime di Arianna. Arianna mi ha regalato tre mini slime molto carini. Uno credo sia di Natale. Allora, vediamo prima questo viola. Wow, quante bollicine su questo slime, ragazzi! Quante bollicine! Oh, mamma mia, bellissimo! Vediamo. Ok. Guardate quanto è glossy. Allora. Wow, hai usato qualche kit per caso? Perché è bellissimo questo slime. Allora, ci sono dentro le fishball beads. Wow, non sono facili da trovare le fishball beads. Fammi sapere dove le hai trovate. Mamma mia, l'hai fatto con la colla trasparente? Perché è fatto veramente molto bene. Super carino, super dettagliato. All'interno ci sono anche dei glitter a forma di cuoricino. E le fishball beads. È un unicorno, c'è uno charm a forma di unicorno. Vediamo questo arancione. Sono tutti con la colla trasparente. Vediamo. Anche questo, no? Credo che qui ci sia anche un po' di colla vinilica. Non lo so. Vedete quanto è glossy, ragazzi? Mamma mia. Ma siete proprio bravi a fare gli slime, raga. Veramente bravi. Wow. Guardate qua la lucentezza di questo slime. Ci hai messo. Dentro c'è l'acrilico, lo sento, sento l'odore, sento l'odore dell'acrilico, ecco perché è così glossy. Sapete che a volte anche il colorante, l'acrilico rende lo slime molto lucido? La sapevate questa cosa, ragazzi? Ora l'ultimo che credo sarà il mio preferito ed è questo qua. Mamma mia, hai fatto uno strato di glitter sopra davvero scintillanti. Che meraviglia, guardate. E sentiamo com'è. Allora, è un... Ok. È un clay slime. Hai usato la clay? Io credo che tu abbia comprato qualche kit, quelli là dove escono tutte le cose dentro, giusto? Allora, è un clay slime. Attenzione, vi do un consiglio. Attenzione a quando fate il clay slime. Vi do un consiglio. Lasciate lo slime un po' più liquido, un po' più morbido. Così quando poi aggiungete la clay non vi diventa duro lo slime. Questo è lievemente durettino, però è molto molto bello. Perché forse ci hai fatto uno strato di glitter sopra, però vi giuro che è bellissimo. Anche la clay che hai usato si sente che è con la clay. Ora ultimo slime, quello di Mattia, ed è uno slime di Halloween. Ed è uno slime, raga, stranero. Cioè, è nero, black. No, mannaccia. Oi, 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 oi. Aiuto, no, no, no. Ma no, che peccato. Matti. Allora, lo slime è stupendo. Sembra un po' lo slime di Venom. Mi dispiace veramente un sacco che si sia indurito, anche perché io ho fatto il video praticamente, questo video lo vedrete molto dopo, però in realtà io l'ho fatto il giorno dopo che lui mi ha regalato il pacco, quindi non ho fatto passare neanche tanto tempo, anzi nemmeno 24 ore si può dire.
Peccato, non so perché lo slime si sia indurito, non so se sia il freddo o qualcosa, oppure il colorante. Dimmi se hai usato un acrilico, perché se hai usato l'acrilico, allora può essere che sia stato quello a far indurire lo slime o anche l'addensante. È davvero un peccato, raga, un peccato veramente. Scrivetemi giù nei commenti se volete un video dove li vado a modificare. E magari anche i creatori di questi slime, ossia Mattia, Arianna, Eliana, Siria e Carla, ditemi se volete che io vada a modificare questi slime che mi avete regalato. E grazie mille anche a tutti voi che avete visto questo video. Fatemi sapere, come vi ho detto precedentemente, se volete un video dove vado a modificare questi slime. Io vi mando un bacione forte ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye!